dolci. C'è un alimento buono e colorato che troviamo molte volte a tavola e che chiamiamo spesso ortaggi, proprio perché vengono dall'orto. Sto parlando della verdura. Vediamola insieme. Seguitemi. Il peperone. Il peperone. Il cetriolo. Il cetriolo. Il pomodoro. Il pomodoro. La zucchina. La zucchina. La zucca. La zucca. La melanzana. La melanzana. La lattuga. La lattuga. Il radicchio. Il radicchio. Abbiamo appena visto la verdura a frutto e a foglia. Vedremo ora la verdura da tubero e da radice, cioè quella che si trova sottoterra, per esempio. La patata. La patata. Il ravanello. Il ravanello. La carota. La carota. La rapa. La rapa. Anche i cosiddetti ortaggi a bulbo si trovano sottoterra, ma hanno una caratteristica che li contraddistingue. Sono a strati. Tra questi c'è la cipolla. La cipolla. L'aglio. L'aglio. Il porro. Il porro. Il finocchio. Il finocchio. La verdura può avere tante forme, a volte anche un po' bizzarre. Gli ortaggi che vengono definiti a fiore sono un esempio. I più conosciuti sono il carciofo. Il carciofo. Il broccolo. Il broccolo. Il cavolfiore. Il cavolfiore. L'asparago. L'asparago. E infine ci sono le verdure a seme, chiamate comunemente legumi. Sono consumati sia freschi che cotti e contengono molte proteine. I fagioli. I fagioli. Le fave. Le fave. I ceci. I ceci. Le lenticchie. Le lenticchie. I piselli. I piselli. I lupini. I lupini. La soia. La soia. I fagiolini. I fagiolini. Ricordati che per ogni verdura ci sono più o meno numerose varianti. Nel mondo di tipi di ortaggi ce ne sono davvero tanti. Quindi scopri quale altra verdura c'è e descrivila. Ricordati di mangiare tanta verdura fresca ogni giorno, perché fa bene e soprattutto è buonissima!